Benvenuti, siamo in compagnia del presidente della Proloco di Perdifumo, Agostino Pisano, e con lui parleremo un po' di quella che è l'iniziativa che ha organizzato quest'anno la Proloco e per la prima volta è la prima edizione ed è il presepe vivente che ha diciamo delle particolarità, quindi scopriamole proprio con il presidente. Presidente, ci racconta un po' questa iniziativa, prima di tutto com'è nata e quali sono, diciamo, le finalità perseguite dall'iniziativa? L'iniziativa è nata da un gruppo di persone che vogliono promuovere il paese in misura sempre maggiore, visto, diciamo, il calo di presenze sia naturali che anche di visitatori. E quindi è volta principalmente alla promozione turistica del paese. Perdifumo, ricordiamolo, è un comune che si trova, un piccolo comune del Cilento che si trova vicino ad Agropoli e come un po' tutti quanti i comuni poi cilentani, queste piccole realtà, vive anche un po' lo spopolamento, quindi insomma, i giovani soprattutto vanno via per cercare di trovare poi magari forme occupazionali o anche per studiare fuori. Quindi la Proloco cerca sempre delle iniziative per sviluppare anche un po' più questo movimento turistico all'interno dello stesso paese. Il presepe vivente potrebbe essere, diciamo, una Un buona volano, occasione, un sì. buon anno anche per attrarre quindi le persone da tutto il comprensorio. E non è un presepe vivente, diciamo così, tradizionale, nel senso che è una ricerca anche di artigiani, mi spiegava, Sì. che si possono trovare poi lungo il percorso. Quindi spieghiamo un attimo come si sviluppa. Allora, abbiamo pensato insomma, di coinvolgere principalmente tutto il paese, tutte le persone presenti, di aprire i bassi che sono chiusi ormai da un bel po' di tempo, magari anche qualche attività che insomma, era presente in passato e poi è Le vecchie stata, sì, botteghe. esatto, le vecchie botteghe appunto. E magari riprodurre lì quello che si faceva un tempo. Siamo alla ricerca di artisti, insomma, di ciabattini, Artigiani. sì, artigiani di qualsiasi Dal tipo, fabbro al falegname, sì, al dal ciabattino. ciabattino, insomma, tutti questi qui. E in compenso li attraiamo a Perdifumo, offrendogli anche il vitto al limite per quelli che vengono da paesi più distanti, ecco, in modo da potersi fermare anche a Perdifumo un altro giorno. Quindi spieghiamo, magari facciamo capire ai nostri telespettatori, laddove c'è qualche artigiano in ascolto, quelle che sono le modalità. Prima di tutto a chi deve contattare, quindi suppongo la Proloco, quindi diamo anche le indicazioni, eventualmente un numero di telefono, un'email a cui si può scrivere. Sì, possono contattare me direttamente, il numero mio posso fornire al 345-6159-899, oppure alla mia mail agostino.pisano@libero.it, oppure scrivere attraverso Facebook, proprio sulla pagina della Proloco Perdifumo. Quindi questa è la modalità di contatto. Poi, insomma, una volta lasciati i recapiti, saremo noi a spiegare, a E dare tutte le indicazioni. qual è, diciamo, l'impegno per gli artigiani proprio in termini di tempo? Quant'è che si svolge poi il presepe vivente? Noi pensiamo di iniziare alle ore 18, quindi terminare, non lo so, intorno alle 21, Di quale? 22. Del giorno Del giorno 22 22. dicembre, che è domenica. Quindi l'impegno per gli artigiani è solo se quella sera, è quella sera, oppure continuerà poi per diversi giorni l'evento? No, Perdifumo sarà un'unica serata, anche perché siccome la Proloco si chiama Perdifumo e Frazioni, organizziamo qualcosa anche nella frazione Vatolla, diciamo una sfilata medievale in tema natalizio, ecco. Quindi prima di arrivare alla sfilata, soffermiamoci un attimo sul presepe. Quindi abbiamo detto che il presepe vivente sarà questo percorso storico che per l'occasione saranno riaperte pure le vecchie botteghe, quindi dove magari
anni fa c'erano le attività, quindi la gente che arriva a Perdifumo, Sì. quindi all'interno di questo percorso avrà anche la possibilità magari di qualche proprio bottega magari legata a vecchi sapori, oppure sarà soltanto esclusivamente legata ad arte e mestieri. No, c'è possibilità anche di degustazione di quelli che potevano essere, cioè quelli che sono piatti tipici Tipici. nostrani, ecco, con varie persone addette alla preparazione diciamo, lungo il percorso del presepe vivente, ecco, non concentrati in un punto, quindi non sarà assolutamente Ecco, una come si snoda il sagra. percorso? Noi stiamo cercando di coinvolgere il maggior numero di persone proprio per snodarlo lungo tutto il paese. Fino ad ora siamo riusciti comunque a coprire una buona parte. Speriamo di arrivare al 22 con, diciamo, almeno il 90% del paese, Voi ecco. avete anche un centro storico, diciamo, particolare, antico. Sì, abbiamo, diciamo, la parte che comprende la piazza, la fontana, questa è la parte, diciamo, più importante del paese. Chi viene a visitare il presepe avrà anche la possibilità, magari troverà l'occasione per vedere dei vecchi edifici, oltre la piazza e la fontana. Sì, anche se sono, diciamo, non proprio aperti perché i proprietari non risiedono a Perdifumo, però cerchiamo di farli aprire per, diciamo, proprio in occasione di questa manifestazione. Principalmente il Palazzo dei Giardulli in piazza, dei Guglielmini vicino alla fontana, questi, diciamo, sono quelli di maggior interesse storico. Poi diceva che non soltanto questa manifestazione, ma proprio perché c'è la prologo, si chiama, voglio dire, prologo Perdifumo di e Fornitore frazione. Frazioni, quindi è anche giusto organizzare altre cose nelle frazioni. Sì, Le frazioni esatto. di Perdifumo quali sono? Le frazioni sono Mercato e Vatolla e la frazione Camella. Sì. Quindi avete tre frazioni. E all'interno di queste contrade cosa organizzerete? Per quest'anno organizziamo soltanto un altro evento a Vatolla, che, diciamo, è una sfilata in tema natalizio. Quindi ci sarà una vera e propria sfilata con degli abiti, riconducendo sempre la sfilata in un ambiente, diciamo, del presepe, ecco. Con, diciamo, anche la partecipazione, stiamo vedendo la partecipazione anche degli sbandieratori, dei cantori che, diciamo, racconteranno nelle varie tappe, diciamo, la storia del presepe e poi, insomma, anche lì ci saranno i mercatini di Natale, ci sarà qualche artigiano presente anche per la serata, qualche degustazione. Sempre improntata, diciamo, come se fosse un ramo staccato del presepe vivente, diciamo, della manifestazione principale che si svolge a Perdifumo il 22. E i mercatini ci saranno anche il 22 nell'ambito del Sì, presepe vivente. i mercatini saranno anche a Perdifumo e stiamo cercando appunto il maggior numero di persone che vogliono esporre e vendere i loro prodotti, sia artigiani sia prodotti Tipici del tipici, luogo. sì, prodotti agricoli, prodotti, insomma, tutto, riprodurre in un certo qual modo anche i mercatini che sono molto famosi nel nord Europa, ecco. Quindi diciamo che possiamo fare ai nostri telespettatori che ci vedono, possiamo fare un duplice appello. Il primo è quello di partecipare ai mercatini, quindi tutti coloro che magari hanno la possibilità di promuovere o che hanno voglia di promuovere i propri prodotti, Sì, quindi certo. di contattarvi e così si possono, perché si potrebbero poi attivare tanti stand che anima ancora di più, voglio dire, la Esatto, sì. manifestazione. Sì,
E invece il secondo appello lo facciamo per tutti gli artigiani che Certo. hanno voglia di venire avranno la possibilità di avere il vitto, insomma, offerto Alla prova, e sì. di mangiare prodotti tipici vostri locali, quindi Sì, voglio quello dire, sicuramente che non mancheranno. e poi sarà alla fine sarà comunque anche per loro un modo promozionale per quei pochi artigiani che ancora ci sono per promuovere, insomma, quella che è diventata un'arte, perché ormai i falegnami, il ciabattino, il fabbro, effettivamente sono mestieri che Sì, sono in vanno in estinzione. estinzione, quindi voglio dire, è anche difficile proprio recuperarli come figure professionali. Sì, è vero. Quindi che dire? Fai un appello ai telespettatori a partecipare, hanno tanti motivi buoni per partecipare. Sì, faccio un appello a tutti coloro che ci stanno guardando, insomma, di partecipare a queste iniziative perché noi da parte nostra ce la mettiamo tutta per far sì che sia una manifestazione grande, diciamo che dia luce nuova ad un paese che purtroppo sta vivendo dei periodi non molto belli, un po' di decadenza, ecco, come penso tutti i paesi del Cilento. E questo, diciamo, sarebbe un grosso onore per la Pro Loco poter riportare un po' di luce nuova a questo territorio, a questo paese. E prima di chiudere questa intervista, volevo anche dire e comunicare ai nostri telespettatori che voi stavate valutando, la possibilità, di, effettuare uno streaming, quindi, di tutta quanta la manifestazione. E questo anche per dare la possibilità magari a tutti quanti i vostri concittadini che vivono all'estero di potersi godere questo, piccolo momento, insomma, natalizio. Sì, anche perché siccome sono molte le persone che ci seguono a distanza, se basta guardare anche il sito internet di Perdifumo, ci sono circa 1.000 visitatori al giorno. Quindi, insomma, abbiamo pensato anche una cosa del genere, di seguire in diretta web tutta la manifestazione. Stiamo valutando i costi e, insomma, stiamo vedendo anche il nostro budget per poter, diciamo Offrire così, questo offrire ulteriore questo ulteriore servizio. servizio, E nel caso ci sarà la diretta streaming, noi ne daremo ampiamente diffusione. E con questo è tutto e vi aspetto alla prossima.